Ma voi lo sapete che persino i colori hanno un significato ben preciso nella mitologia nordica? Beh, in questo video e, se volete, in questa serie di video, li andremo a scoprire insieme. E io direi che possiamo partire immediatamente col colore blu. Per l'occasione mi sono messo questo di colore blu. Clan, bentornati, bentornati e iniziamo immediatamente. Allora, questo colore blu, nella mitologia nordica, cosa stava a simboleggiare? Beh, dovete capire prima di tutto che il colore blu era associato alla notte, quindi quando associ qualcosa alla notte, lo associ anche quasi istintivamente al sogno. Quindi il colore blu possiamo dire che sostanzialmente era collegato a quella parte quasi onirica, quasi magica, oserei dire, appunto alla notte, al sogno. E cosa simboleggiava principalmente? Simboleggiava principalmente un mantello. Vi starete chiedendo un mantello, ma in che senso? Beh, lo ritroviamo proprio in un carme che potremmo dire quasi di vitale importanza per questo canale, perché lo possiamo trovare un esempio molto significativo nel Grimnismal, carme della quale questo canale prende il nome, ok? Per chi non lo sapesse. Sostanzialmente nel Grimnismal vediamo Odino nascosto sotto mentite spoglie, che è avvolto in un mantello nero sbarra blu. Ebbene, quando noi andiamo a vedere proprio la strofa dove Odino stesso si rivela sotto il nome di Grimnir, appunto, lui dice: un caduto trafitto da lama ora avrà il terribile. Esaurita so la tua esistenza, ostili sono le disi, adesso Odin vedrai. Vienimi da presso, se puoi. E nel commento dove si spiega bene o male questa strofa abbastanza cupa, perché qui vediamo Odino stesso rivelare quasi la sua parte più brutale, la sua parte legata ai morti, ai cadaveri, beh, possiamo leggere che nella cornice in prosa Odin si presenta nei domini di Geirrod avvolto in un mantello blu. Nero, un vero e proprio avvertimento. Perché un vero e proprio avvertimento? Perché il mantello nero sta a simboleggiare quasi una maschera di morte. Quindi collegare il blu al mantello, in questo caso un mantello nero e blu. Poi, a proposito, se volete altri video dove andiamo ad esplorare il significato dei colori, scrivetemelo qua sotto, ovviamente. Perché dobbiamo renderci anche conto che il mantello blu era visto anche come una sorta di invisibilità nel mondo nordico. In che senso? Perché andava proprio a nascondere chi lo indossava dalle forze vive della natura. Ed è più o meno quello che ha fatto Odino nel Grimnismal. Era avvolto in questo mantello, nascondeva la sua identità fino a quando a un certo punto si è rivelato, lo ha tolto e si è rivelato per quello che era, ovvero Odino stesso. Un'ultima simbologia dove si può vedere questa connessione del blu, appunto, collegato alla morte, è in una saga che vado a leggere il nome, ve lo scriverò qua perché la pronuncia è quella che è. La saga dei Valligiani di Laxdrallr, dove si menziona la tomba di una strega nella quale furono rinvenuta ossa di colore blu e di aspetto ripugnante, insieme a una spilla e una bacchetta magica. Bene, caro clan, io spero che questo piccolissimo video di, diciamo, introduzione, perché è un argomento che vorrei portare qua sul canale, appunto i colori. Perché secondo me si vanno a prendere delle cose un po' particolari che quasi si lasciano di sfuggita, come per esempio in questo caso abbiamo visto
Grimnismad, che se tu lo leggi dici ok, è avvolto d'un mantello, non fai caso al colore del mantello e perché è stato usato quel colore. Invece, secondo me, se andiamo ad esplorare bene gli altri colori, perché il blu è collegato, abbiamo visto adesso, al nero, ma è collegato anche al bianco, perché anche il bianco ha una componente sovrannaturale. E dipenderà da voi. Se volete altri video di questo genere, lasciatemelo scritto qua sotto nei commenti e sarò molto felice di portarveli, ok? Caro clan, io spero che questo piccolissimo video vi sia piaciuto, vi sia interessato e, come ripeto di nuovo, vi aspetto qua sotto nei commenti e vi do appuntamento per un prossimo video. Caro clan, cari guerrieri, a presto!